Allora, in quest'ultima lezione cerchiamo di trarre una sintesi di quello che abbiamo visto nelle prime due lezioni. La prima lezione ha riguardato essenzialmente come possono avvenire le differenti failure nei ponti o nei viadotti. E la seconda lezione invece abbiamo visto quella che è la caratteristica fondamentale per una struttura, in particolare per un ponte, di sopravvivere a tutto quello che nella sua vita il ponte stesso può esperire, ovvero la robustezza strutturale. In entrambi i casi c'è stata una prima parte, probabilmente più diciamo, tradizionale, ingegneristica, no? E una seconda parte invece magari un po', nella lezione sulla robustezza l'ho chiamata un po' esoterica, no? Entrambe le parti hanno riguardato soprattutto il comportamento umano, cioè quello che dipende dalle valutazioni che vengono fatte e anche dall'attitudine, dalle conoscenze, dalla cultura delle persone che sono chiamate a sia progettare che anche a verificare strutture da ponte o viadotte. Queste seconde parti qui, se volete, sono un po' più lontane da quello che è il filone tradizionale dell'ingegneria strutturale. E è interessante notare, se volete, anche un po' antipatico da notare che sono in effetti i settori, i campi in cui altri tipi di ingegneria che si occupano di sicurezza, penso all'ingegneria aerospaziale prima di tutto, ma anche altri tipi di ingegneria, anche quella industriale, si concentrano. Cioè, altri tipi di ingegneria, ripeto, ingegneria aerospaziale, industriale, hanno ritenuto che adesso il tema forte per garantire la sicurezza sostanziale, non solo formale, dei loro sistemi sia considerare esplicitamente e lavorare, migliorare quello che è il comportamento umano. Noi in ingegneria civile su questo settore siamo un po', secondo me, in ritardo. Io ci ho tenuto a metterlo in evidenza, anche se magari in maniera veloce, incompleta, perché questo aspetto effettivamente che secondo me è più importante. Ed è anche quello che ritrovo quasi quotidianamente nelle mie esperienze anche di consulenza all'esterno dell'università. Bene, cominciamo a vedere, a dare anche un occhio a quello che può essere considerato un inventario delle strutture nel panorama italiano. E se volete cominciamo in maniera giornalistica, no? Dal Corriere della Sera, e vedete subito quelle che sono alcune problematiche. Quindi vedete che c'è una certa quota parte di opere d'arte che non sono riconosciute. Questa è la distribuzione in Italia, no? E questo qui chiaramente pone dei problemi, no? Perché chi non è proprietario non è evidentemente tenuto a controllarne la sicurezza. Se quelle erano notizie giornalistiche prese dal Corriere della Sera, anche i giornali, diciamo, del settore. Questo è un articolo di Strade Autostrade di pochi mesi fa, effettivamente rimarcano questo problema qui. Qui in particolare, vedete, si parla soprattutto di cavalcavia, che se volete sono anche opere strutturali secondarie. Però resta il fatto che sotto il cavalcavia, tipicamente come in questo caso qui, passano le autostrade. E quindi quello che preoccupa non è tanto sopra cosa succede, ma se eventualmente una di queste opere qui, magari secondarie, perché sono in effetti cavalcavie, impedisce lo scorrimento sicuro di sotto o peggio ancora cade proprio in testa. E il riferimento a incidenti attuali è immediato. Ci sono poi ponti veri e propri, opere quindi che non sono controllate e manutenute, ma anche qui i numeri sono significativi. Questa qui è una fonte ANAS, no? Quindi anche questa di un 6 mesi fa, quindi questa è una fonte assolutamente attendibile. Vedete
i numeri che sono significativi. Qui viene detto, tra l'altro, ispezione annuale obbligatoria per legge, eseguita da ingegneri qualificati. No? Queste sono le percentuali che sono state fatte, in rosso quelle che non sono state fatte, e la cosa appare sicuramente indicativa. Questa è la distribuzione su scala nazionale. Come vedete, purtroppo ci sono delle concentrazioni qua nel la parte sud del nostro paese, e il fatto che non ci sia un controllo sistematico e trasparente delle strade, quindi le opere infrastrutturali, è chiaro che ha queste conseguenze qui. E ci sono notizie che sono indicative, e che preoccupano, no? E anche queste sono notizie al giorno d'oggi, perché sono le notizie che si leggono quotidianamente, quasi quotidianamente, sui sequestri, gli arresti e quant'altro, no? Un secondo risvolto dell'assenza di controllo è anche questo. Guardate qui, per esempio, questa circolare della regione siciliana, assessorato regionale alle infrastrutture, e che viene spedito a tutti e riguarda gli indirizzi applicativi delle norme attinenti l'obbligo di redazione delle verifiche tecniche dei livelli di sicurezza sismica di strutture strategiche rilevanti in provincia di Messina. No? Qui in questa circolare qua, vedete, è richiamato in particolare l'ordinanza 3274-2003 che aveva la finalità di stabilire il livello di adeguatezza sismica delle strutture anche strategiche come elemento imprescindibile di valutazione. Ecco, con tutte le varie proroghe 2010, 2011, 2012, a 31 marzo 2013 era scaduto il termine e in quella comunicazione lì di pochi mesi fa si rilevava ancora che esistono amministrazioni e enti proprietari di opere con destinazione strategica rilevante che non abbiano eseguite le obbligatorie verifiche di vulnerabilità. Quindi tutto il nostro apparato di verifica sulle ordinanze per valutare la vulnerabilità sismica delle infrastrutture e quant'altro, questo e l'altro, è essenzialmente disattesa. E questa circolare qui ne è un caso emblematico. Deve essere ricordato che le opere d'arte, in quanto inserite all'interno di una strada, hanno natura pubblica, ovvero seguono la condizione giuridica della strada e quindi l'accertamento periodico delle condizioni di stabilità delle opere rientra pertanto nelle attività di manutenzione della strada e incombe amministrazioni, società ed enti proprietari e gestori, che devono provvedervi con tutta assiduità. Si ha quindi tutto questo aspetto qui normativo, no? In cui vedete, se da una parte la vigilanza e il controllo delle opere d'arte sono fatti squisitamente tecnici, la loro organizzazione deve essere programmata a livello amministrativo. Quindi vedete che la mancanza di vigilanza e controllo sale di livello perché è una mancanza non a livello tecnico, ma a livello amministrativo e gestionale, quindi riguarda anche gli aspetti dirigenziali degli enti che sono gestori o proprietari delle opere. Bene, tutto ciò premesso, questa più o meno può essere una stima dell'asset infrastrutturale in Italia. Qui sono le strade principali, quindi autostrade, strade statali, quali strade diciamo secondarie. Questi sono i numeri più o meno delle stime, no? Perché non si ha certezza di quanto effettivamente sia il patrimonio infrastrutturale. Più o meno il valore delle opere questi sono in milioni di euro, quindi sono 24 miliardi di euro le opere sulle strade principali e 48 miliardi sulle opere, sulle strade diciamo secondarie. Se voi pensate mediamente avere una manutenzione ordinaria con un costo pari allo 0,5% del valore ogni anno,
Vuol dire che ogni anno dovrebbero essere spesi 120 milioni per le opere sulle strade principali e 240 milioni sulle strade secondarie. Quindi ogni anno il costo di manutenzione ha questi valori qua in milioni di euro. Per avere un'idea di questi costi, per esempio, al giorno d'oggi è chiaramente immediato confrontare col costo del nuovo ponte Morandi a Genova, che ha questo valore qua, però ci sono anche degli altri aspetti da considerare, per esempio i costi indiretti. In questa notizia qua, dopo pochi mesi dal crollo del ponte Morandi, erano già stati considerati dei costi indiretti legati al maggior traffico, alla possibilità di accedere in maniera diretta agli impianti, alle industrie, in 400 milioni di euro. Questo è un aspetto significativo, perché vedete, il costo di un valore di un ponte non è soltanto il costo di costruzione, ma anche il costo di manutenzione, dopo eventualmente il costo legato al suo eventualmente mancato funzionamento. Infatti, vedete, i valori delle opere sono normalmente riportati solo al costo a opera finita, però deve essere anche tenuto conto il costo al termine della vita utile, cioè quanto è costato mantenerlo. E questo è un aspetto che forse adesso piano piano si comincia qua in Italia a tenere in conto, mentre in altri paesi questo è un costo che viene considerato abbastanza frequentemente. E poi il valore del ponte in quel contesto, ovvero il fatto che la perdita economica per l'introduzione dei transiti in alcuni mesi per certi porti importanti può essere veramente significativo. Questo aspetto qui riguarda la cosiddetta durabilità, ovvero il fatto che la manutenzione sia poco rilevante. Questo aspetto qui riguarda quello che al giorno d'oggi viene chiamato resilienza, no? Che altri paesi in Italia cominciano a affrontare, da noi invece è una cosa che ancora non è, a parte gli slogan, le parole, non è considerato. Vediamo adesso proprio, abbiamo accennato al concetto di manutenzione, e vediamo adesso in dettaglio questo aspetto qui. Ecco, in termini generali ci sono fondamentalmente due strategie per avere una struttura che lungo tutto il periodo di vita abbia una qualità strutturale migliore di un certo livello. Supponiamo che qui io abbia messo quella che viene detta in termini generali integrità strutturale, cioè tutto quello che serve a far funzionare il ponte. Questo qui in rosso, questa riga qui rossa, è il livello minimo sotto il quale il ponte si ritiene non più valido, e vedete che io fondamentalmente ho due possibilità. Partendo dalla configurazione nominale e pensando di arrivare a vita utile che può essere per un ponte 50 o 100 anni, io ho fondamentalmente due possibilità. La prima è questa. Questo è il mio ponte con questa integrità strutturale, quindi queste qualità all'inizio, nel periodo nominale. E vedete che dopo, per ragioni termodinamiche legate al fatto che il ponte è in un certo ambiente, quindi sottoposto agli agenti atmosferici, e anche perché è usato, vedete che la sua qualità decresce. A un certo punto sarà necessaria intervenire con la manutenzione e riportarlo a un livello adeguato, dopodiché posso sperare di arrivare a fine vita. Questo è un concetto, diciamo, generale, no? È uno schema di intervento. Quindi la manutenzione mi serve a un certo punto per riportare una certa integrità strutturale al mio ponte. Un'altra possibilità potrebbe essere quella invece di sovradimensionare il ponte, in modo tale che senza fare nulla arrivi a vita utile finale, giusto al limite inferiore, dopodiché posso pensare se dismetterlo o quant'altro. Questo modo di operare senza manutenzione, è per esempio tipico delle strutture offshore, no? Piattaforme petrolifiche oppure i sostegni delle turbine eoliche, no? Questo perché in generale nel mare è difficile fare la manutenzione, quindi si preferisce usare un sovradimensionamento, tipicamente lo spessore dei tubi che compongono, i tubi d'acciaio che compongono la struttura viene fatto più grosso, in modo tale che la perdita che io ho per corrosione ogni decimo di millimetro ogni anno più o meno viene
diciamo, incassata la struttura, in quanto lo spessore del tubo all'inizio è più grosso, poi se perdo millimetri di spessore, se faccio bene i calcoli, posso arrivare al minimo, al limite inferiore del diametro dello spessore del mio tubo e la struttura sta su. Nel campo civile questo è un po' più difficile, no? Da applicare, e quindi l'aspetto, la strategia su cui ci concentriamo è quella della manutenzione. Questo è un bel articolo che riassume quella che è la manutenzione dei ponti stradali, sviluppato dal professor Pier Giorgio Malerba, che è professore emerito di ponti al Politecnico di Milano, da cui abbiamo preso alcune osservazioni. Ecco, la prima osservazione è la cosiddetta legge di Sitter. Questo studioso qui, questo ingegnere qui, ha classificato in questa maniera sia le attività che si possono fare per eventualmente pensare a una struttura durevole oppure ripararla, e qui i relativi costi. Quindi, per esempio, per ogni euro che io spendo nella fase di progetto e costruzione per garantire la durabilità della mia struttura, se i fenomeni corrosivi cominciano a prendere piede, ne devo spendere 5. Quindi, se io investo un euro in questa fase qui, ne risparmio 5 in questa fase qui. Se gli stati di corrosione attive diventano già più importanti, ne risparmio 25. E infine, se devo intervenire quando la corrosione è generalizzata, quindi passante, ne risparmio 125. Quindi vedete che portarsi avanti in fase di progetto o nelle fasi iniziali della corrosione è un aspetto che dal punto di vista economico risparmia, permette di risparmiare, con un fattore che ogni gradino è 5 volte tanto. Vedete quindi l'aspetto, diciamo, quasi esplosivo del ritardare le correzioni per corrosione. Questo è anche dovuto al fatto che il degrado è un fenomeno che non ha un comportamento lineare, cioè ha un tratto lineare abbastanza blando, quasi costante, quasi inavvertibile, che costituisce per la struttura quasi una minaccia dormiente. A un certo punto la crescita della corrosione può arrivare ad avere un andamento iperbolico, quindi addirittura maggiore dell'andamento esponenziale, e in questa fase qui quindi entra proprio in gioco la potenza della legge di De Sitter e anche la rapidità con cui si arriva al collasso. Per tanti anni magari si è rimasti lì tranquilli con una struttura che sembrava andasse bene, poi quasi improvvisamente sembra che la struttura collassi quasi istantaneamente. In effetti questo è un fenomeno che si chiama runaway, no? La struttura scappa via proprio in questa zona qui terminale, quando la corrosione ormai è inarrestabile. I termini di manutenzione sono descritti tipicamente in questa UNI, no? In cui si descrive la manutenzione in questi termini qua. Manutenzione preventiva, quindi prima di un qualche evento negativo, oppure correttiva quando è successo qualcosa di negativo. La manutenzione preventiva quindi non dipende da un evento, no? È preterminata dopo un certo periodo di tempo, quindi prende il nome di manutenzione programmata, oppure avviene a seguito di un qualche segno o sintomo, e quindi questo sintomo qua fa scattare la cosiddetta manutenzione predittiva. Correttiva, invece, la manutenzione correttiva può avere due forme: una urgente, che chiaramente quindi richiede gli interventi immediati, o una differita, nel senso che si riconosce la necessità di fare qualcosa, ma si posticipa la sua attivazione. Deve essere anche tenuto presente, abbiamo visto prima il diagramma della runaway della corrosione, che il differire la manutenzione può essere un'operazione delicata e anche rischiosa, perché se si entra nella fase di crescita iperbolica o di esplosione dei danni legati tipicamente alla corrosione e quant'altro, dopo il sistema è difficile da recuperare acciuffandolo per i capelli. Questo è il quadro della manutenzione preventiva, che quindi avviene prima di un evento negativo. È eseguita a intervalli preterminati o in base a criteri prescritti,
ed è volta a ridurre la probabilità del degrado del funzionamento di un'entità. E come sulle macchine, ogni tot anni, o soprattutto sugli aerei, si cambiano comunque, ogni ora di volo, ogni tot ore di volo, si cambiano certi pezzi. Qui ancora abbiamo delle descrizioni più dettagliate, no? E anche qui, per esempio, chiaramente ci può essere un intervallo di tempo, i cicli di utilizzo prefissati, no? Anche qui può sembrare magari uno spreco cambiare un pezzo, sostituire per esempio un appoggio di un ponte, comunque dopo tot anni, perché magari può sembrare che l'appoggio sia ancora funzionante, però in effetti questa maniera qui si evita, magari si evita di mantenere un pezzo che magari dopo si danneggia e quando si danneggia il costo per ripararlo in un momento di urgenza e quant'altro è molto di più magari degli appoggi che si sono buttati via, che si potevano ancora utilizzare, che potevano tirare avanti ancora un po'. La manutenzione secondo condizione è legata al monitoraggio di alcuni parametri e anche qui questa non è un tipo di manutenzione, diciamo, più che coinvolge qualcosa di più attivo, no? Quello di prima era invece dopo 8 anni cambi il pezzo comunque, qua invece c'è una qualche attività di previsione della durata dell'elemento e quant'altro. La manutenzione correttiva è quindi questa, quando è successo qualcosa, no? Ed è volta a riportare il sistema nello stato che possa permettere il suo funzionamento come da richiesta. Qui ci sono le due tipi di manutenzione che abbiamo visto e questa è forse quella più comprensibile, questa qui invece è una decisione effettivamente delicata, no? Che in certe situazioni può essere anche giustificata, ma che richiede tipicamente una condizione, un controllo continuo. Per esempio, se volete, la manutenzione differita può essere anche di questo tipo qua. Supponiamo che noi abbiamo magari un piccolo ponte ferroviario o quant'altro. Questo ponte qui dà dei segni di decadimento. Beh, cambiare anche un ponte di un 15-20 metri, un ponticello ferroviario 15-20 metri, può essere una cosa anche che richiede alcuni aspetti tipicamente di progettazione, poi anche di cantierizzazione e quant'altro. Ecco, magari si può pensare di tenere in vita il ponte, differendone la manutenzione, tipicamente ad esempio la sostituzione, a prezzo però di farne un controllo e un monitoraggio per questo periodo qua, diciamo, transitorio, e anche eventualmente con un abbassamento delle sue capacità, magari per esempio il treno non passa più a 100 km all'ora, 200 km all'ora, ma magari è concesso che il treno passi a 60 km all'ora o di meno o quant'altro, no? È evidente che una protratta assenza, colposa o dolosa della dovuta manutenzione ordinaria comporta la necessità di una manutenzione straordinaria, i cui costi non possono essere addebitati a cause impreviste o imprevedibili. Vi vedete, spesso e volentieri si pospone la sostituzione degli appoggi, di quant'altro e così via, poi a un certo punto magari avviene un sisma e si dice che il danneggiamento degli appoggi è dovuto al sisma. Non è così. A differenza delle uni precedenti, questa specifica la distinzione tra i diversi tipi di manutenzione in termini di manutenzione ordinaria o straordinaria. Quindi in questo caso qui, vedete la distinzione primaria su queste due termini qua. Manutenzione ordinaria essenzialmente si considera l'insieme delle operazioni svolte abitualmente, quindi usualmente, al fine di mantenere qualcosa in efficienza. Con manutenzione straordinaria invece si intende il complesso quei particolari lavori destinati a migliorare sostanzialmente la qualità dell'oggetto. Quindi questo mantiene semplicemente la qualità, l'integrità strutturale precedente. Questo qui invece ne aumenta, no?
le qualità. Tipi di manutenzione ordinaria sono quindi gli atti che permettono di avere questi aspetti qui, no? In particolare contenere il normale degrado d'uso, mantenere l'integrità originaria del bene. Generalmente gli interventi di manutenzione ordinaria sono richiesti a seguito di rilevazione di guasti e avarie, attuazione di politiche manutentive o esigenze di migliorarne la disponibilità, quindi il fatto che il sistema sia utilizzabile più volte, o migliorare l'efficienza. Miglioramenti che però non comportano incremento del valore patrimoniale del bene. Questo è un aspetto essenziale. Infatti, i suddetti interventi di manutenzione ordinaria non modificano le caratteristiche originarie, dati di targa, eccetera, e non ne modificano la struttura essenziale di destinazione d'uso. E i relativi costi sono normalmente considerati nei budget di manutenzione, attribuiti all'esercizio finanziario in cui l'attività, nell'anno in cui sono state svolte le attività di manutenzione. La manutenzione straordinaria, al posto, al contrapposto, sono tipologie di interventi non ricorrenti di elevato costo, anche in confronto al valore di rimpiazzo del bene e ai costi di manutenzione ordinaria. Possono o prolungare la vita utile o migliorarne l'efficienza, la fidabilità, la produttività, la manutenibilità e l'ispezionabilità. Però in questa maniera qui si ha chiaramente un incremento del valore dell'opera. Il costo dell'intervento può essere attribuito o all'esercizio finanziario dell'anno in cui sono realizzati oppure capitalizzato, proprio perché costituiscono, portano a un aumento significativo del valore del bene, del sistema stesso, quindi portano un aumento del valore del sistema. Accanto alle norme uni, per esempio, è anche bene, per esempio, per dire, guardare come RFI distingue tra manutenzione ordinaria e straordinaria, e qui ci sono delle osservazioni che sono, diciamo, simili, chiaramente, no? Chiaramente forse più orientate agli aspetti ferroviari, no? Manutenzione ordinaria, interventi che non modificano le caratteristiche originarie del bene stesso, né la struttura essenziale o destinazione d'uso. Qui ci sono altri, sempre gli aspetti, sono richiamati alcuni che abbiamo già visto prima, quindi sono considerazioni già ripetute. Mentre per manutenzione straordinaria, vedete, viene rimesso in gioco, in luce, il fatto che incrementano il valore patrimoniale del sistema su cui agiscono. Qui ci sono aspetti specifici relativi agli impianti ferroviari, no? O anche parlando di manutenzione straordinaria per rispettare i nuovi obblighi di legge. Portano un miglioramento sostanziale del sistema infrastrutturale e un aumento di produttività. Altre due slide che sono importanti da considerare sono due punti tratti dal nuovo codice dei contratti pubblici, questo decreto legislativo qui, in cui a questo punto qua viene definita la manutenzione ordinaria. Vedete, in particolare mantenendolo in condizioni di valido funzionamento e di sicurezza, senza che da ciò derivi una modificazione della consistenza, salvaguardando il valore del bene e la sua funzionalità. Invece a questo punto qua si parla di manutenzione straordinaria, al fine di migliorarne, nonché incrementarne il valore del bene e la sua funzionalità. Quindi la discriminante è essenzialmente l'aumento del valore del bene e la sua funzionalità.
Nello specifico, per esempio, se voi leggete e prendete le CNR 10.018 sugli apparecchi di appoggio, vedete che qui viene esplicitamente evidenziato che gli apparecchi di appoggio sono oggetti che bisogna mantenere. E questo è vero anche, per esempio, per i device che si sono rivelati negli anni obsoleti, come roller bearings e quant'altro. Anche una recente sentenza del TAR, per esempio, ha ribadito questo. Gli apparecchi di appoggio hanno una vita utile minore di quella della struttura che supportano. La loro sostituzione risulta prevista e inquadrabile in manutenzione ordinaria. Gli apparecchi di appoggio, intesi come meccanismi, devono essere periodicamente ispezionati e mantenuti per il corretto funzionamento. Ecco, queste due affermazioni qui dopo discendono essenzialmente dalla CNR 10.018 che abbiamo visto precedentemente. Passiamo adesso invece a vedere un'altra attività su cui abbiamo accennato, che è quella del monitoraggio. Ecco, se volete, in questa slide qua è riassunto il procedimento, l'idea del monitoraggio. Supponiamo di avere questo ponte strallato qui e supponiamo di avere questa eccitazione ambientale, tipicamente il vento. In base a questo sistema, se agisce questa sollecitazione ambientale, io posso considerare un certo numero di sensori e misurare la time history, l'accelerazione, per esempio, in tutti questi punti qua. Posso in qualche maniera trovare un sistema che riesca a imparare come la struttura risponde sotto la generica azione ambientale e a questo punto qua io quello che posso sapere, quello che posso pensare di avere è questo. Da un certo numero di segnali posso pensare di prevedere il segnale al passo successivo, all'istante successivo. Allo stesso tempo, quando sono arrivato al passo successivo, io il segnale l'ho anche misurato e quindi posso compararlo. E in questa maniera qui, quindi, è una fase di addestramento di questo sistema qui. Una fase di test e per esempio posso fare delle valutazioni anche statistiche di analisi segnali. Vedete, se più o meno il segnale mediamente, chiaramente di esclusione degli aspetti numerici pesanti, è mediamente simile a quello che ho imparato, la struttura è rimasta identica. Qui invece vedete quello che succede quando la struttura a un certo punto si rileva danneggiata. La mia previsione non è coerente con quello che misuro. Quindi vuol dire che qualcosa è cambiato nella mia struttura. Tipicamente la struttura si è danneggiata. Qui, per esempio, vi cito questo riferimento qui sul monitoraggio strutturale, in cui vedete viene messa in evidenza questo aspetto qua. Io quando misuro, monitoro una struttura, imparo anche come funziona la struttura, non solo la singola struttura, ma anche come strutture simili si comportano e quindi è una fase, quella di monitoraggio, che può essere notevolissima perché mi permette di aumentare le mie conoscenze su quella struttura specifica, ma anche su tipologie strutturali che sono simili. Ecco, questo è il quadro generale con cui quindi posso pensare di considerare la progettazione strutturale. Questo è il quadro tradizionale in cui vedete c'è la formulazione del problema strutturale. Definisco quello che è il comportamento che mi è richiesto, sviluppo, sintetizzo la struttura che diventa quella as designed, dopodiché l'analizzo, controllo l'aspetto, quello che mi aspetto di comportamento e vedete confronto se è quello che mi interessa. Quindi confronto se il comportamento strutturale che avevo richiesto in fase di formulazione del problema è uguale a quello che mi viene dall'analisi strutturale. Se è così, posso passare alla fase di costruzione e arrivo alla struttura as built. Questo è il modo tipico, tradizionale di progettare. In una parte di performance based design posso fare anche questo.
Una volta che ho costruito la struttura, la monitoro e misuro il comportamento reale, che posso confrontare con quello che mi aspettavo in termini di analisi e quello che ho richiesto in fase di formulazione del problema. Una fase ulteriore può essere ancora questa. Da questo confronto tra quello che ho come risultato dell'analisi strutturale e quello che ho misurato, posso migliorare il mio modello, no? Quindi aumentare la mia conoscenza sulle performance strutturali. E viceversa, magari da questa linea qui, in cui ho quello che avevo richiesto, quello che avevo ottenuto dalle analisi, quello che ho misurato, posso pensare eventualmente di riformulare il problema strutturale, chiedere un aggiornamento delle performance richieste e quindi fare un ciclo ulteriore in cui imparo ancora qualcosa e cucisco meglio le mie performance sulla struttura che ho in esame. Questo è un quadro complessivo in cui vedete ci sono dei continui cicli, dei confronti, questo è il piano di livello più importante, no? Ma che mi permettono comunque di migliorare sia la singola struttura che anche in questa parte qui gialla, in termini generali, comportamenti strutturali di strutture simili o anche di strutture di tutti i tipi. Il monitoraggio avviene in genere in forma gerarchica, no? Quindi il primo passo è tipicamente l'individuazione che qualcosa è cambiato, vedete il segnale prima era così, adesso diventa in questa maniera qui, dopodiché magari identifico l'area, più o meno quale l'area, questa sezione qui, poi magari identifico anche l'elemento in questa zona qui e poi anche quantifico il danneggiamento, quanto è proprio il danneggiamento del singolo elemento. Quindi vedete, è un processo in genere gerarchico che si basa sostanzialmente sulla comprensione del comportamento strutturale, quindi non è una cosa alla cieca. Prima vedo quando è cambiato qualcosa, poi capisco la zona in cui è cambiato qualcosa, l'elemento in cui è cambiato qualcosa, poi dico di quanto è cambiato quella cosa. È un aspetto che quindi deve essere strutturato, organizzato per essere implementato in maniera che fornisca dei risultati che siano efficaci. Come sempre, in genere l'aspetto più migliore, l'aspetto più importante è quello di riuscire a estrarre delle risposte strutturali figlie soltanto dell'eccitazione ambientale, in modo tale da non avere da fare prove dinamiche o quant'altro, no? Quindi essere capaci di capire quello che naturalmente è il comportamento strutturale, no? In modo tale da saperlo prevedere, dopo confrontarlo con la misura che ho fatto. Imparare questo comportamento qua, quello naturale, vedete io ho la time history, un'accelerazione, uno spostamento nel tempo, no? Ho bisogno di un certo periodo di misura in cui seleziono di volta in volta dei campioni in maniera casuale e vedo se il mio algoritmo che impara il comportamento strutturale della struttura è in grado di recepire in maniera statistica questi campionamenti qua. Che vuol dire che, per esempio, ho tirato fuori il test A, test B, il test C. Se questo è quello che ha imparato la mia struttura, questi sono quello che effettivamente il mio sistema diciamo prevede e più o meno vedete siamo tutti qua con errori, per esempio qui sono errori molto bassi, abbastanza simili, ci sono sempre dei piccoli, dei picchi, degli scostamenti tra quello che viene predetto e quello che viene misurato, ma mediamente l'errore molto piccolo si attesta a zero, che vuol dire che da una parte l'algoritmo ha imparato il comportamento strutturale, d'altra parte il comportamento strutturale è rimasto sempre lo stesso. Nel caso in cui invece, per esempio, il comportamento strutturale cambi, quello che era un encefalogramma piatto adesso diventa mosso. E quindi mi rendo conto che in questo momento qua il pezzo di time history che ho tirato fuori, che ho chiamato in questo caso qui test D, fa riferimento a una struttura che ha cambiato il comportamento strutturale e che quindi non è previsto dall'algoritmo che aveva imparato il comportamento, diciamo, usuale. Questo è il comportamento che viene predetto perché è stato imparato ed fa riferimento alla struttura integra. Questo è il comportamento che non è imparato, quindi è sbagliato nella previsione perché è legato alla struttura danneggiata. Posso quindi anche, per esempio, rendermi conto di, se considero più sezioni, capire anche dove, per esempio,
si sviluppa l'errore, quindi mentre in tutte le altre sezioni più o meno il comportamento è sempre lo stesso tra quello che ho imparato e quello che viene misurato, in questa sezione qui specifica invece il comportamento scatta. Quindi questa è la sezione che si è danneggiata. Vediamo adesso, dopo aver visto gli aspetti relativi, gli aspetti introduttivi, poi attività di manutenzione, attività di monitoraggio, vediamo di avere un quadro più generale, se volete anche più sintetico, delle attività che si devono affrontare nel caso della valutazione di ponti esistenti. Ecco, un'osservazione chiaramente pertinente è questa. Guardate, il 50% delle nostre strutture ha più di 40 anni, no? Quindi indubbiamente il panorama infrastrutturale italiano è, diciamo, maturo, anche se volete, forse anche magari in una fase senile, no? E questo è un aspetto che è significativo. E il controllo di questa popolazione di infrastrutture, questa popolazione di opere d'arte, può rifarsi alla medicina, no? Ci può essere un'analogia con la medicina relativamente a come questa scienza considera i vari malati, i vari pazienti, no? E in effetti le attività che noi possiamo sviluppare sulle nostre opere d'arte sono queste, possono essere, diciamo, questo quadro qui che è tratto dalla medicina può essere tradotto, applicato, implementato alle nostre opere d'arte. Vedete quindi che c'è una fase in generale analitica, semiotica, in cui eventualmente rileviamo i segni e i sintomi di una malattia o di un decadimento. Una parte importante è la cosiddetta anamnesi, vuol dire l'esame della storia del paziente, ovvero della storia del ponte. E per questo è necessario che ci sia una documentazione ben precisa, ordinata, sviluppata negli anni, tenuta in ordine negli anni, su quello che è stato il ponte, su quello che è successo e quant'altro. Ci sono poi degli esami, diciamo, obiettivi, nel senso che uno vede come è fatto il ponte, le ispezioni vengono fatte, si dice, a distanza di braccio, che vuol dire che proprio l'ispettore, il tecnico che va a vedere il ponte, deve proprio avvicinarsi con la faccia, no? Alla struttura. Al giorno d'oggi magari si può anche sfruttare tecnologie differenti, ma possono essere i droni, però questo del toccare, vedere con gli occhi la cosa è importante. E poi ci sono tutti gli aspetti di indagine in laboratorio o sul campo. Qui spesso e volentieri esce fuori una mole di date che è notevole, ma a volte anche potrebbe essere quasi paralizzante. E questa mole di dati qui dopo deve essere logicamente rielaborata e deve arrivare a una certa sintesi, che poi è la fase, diciamo, terapeutica, quello che si deve fare. Questi aspetti qui, l'elaborazione logica e la fase di sintesi, sono essenzialmente legate alla conoscenza, alla cultura del tecnico, no? Che elabora tutto questo quadro qua di dati per arrivare a decidere la terapia o eventualmente cosa fare del ponte. E questa parte qui è difficilmente automatizzabile, nel senso che è legata proprio alla sensibilità, alla conoscenza del tecnico. E quindi su questa parte qui, con questa considerazione qui sull'importanza della conoscenza del tecnico, della capacità del tecnico, vorrei fare alcune osservazioni su questi punti qua successivi. Allora, prima di tutto, vedete, dopo se volete, alla fine la decisione da prendere è questa, nella sua crudezza, no? Qui noi abbiamo questa prima situazione qua che riguarda il fatto che l'ipotesi che il ponte sia sicuro può essere vera oppure falsa. Poi la nostra decisione di aprire e tenere aperto il ponte può essere accettata oppure rigettata. Quindi vedete che se il ponte è sicuro e si accetta di tenerlo aperto, l'inferenza è corretta. Alla stessa maniera è corretta l'inferenza, quindi la decisione, se il ponte non è sicuro e non si tiene aperto il ponte. Negli altri due casi ci sono due tipi di errori, che sono errori di tipo 1 o di tipo 2.
L'errore di tipo 2 è il peggiore, nel senso che il ponte non è sicuro e lo si tiene aperto. Quindi viene accettato il fatto che il ponte sia sicuro anche se è falso. L'altro errore è, se volete invece, potrebbe essere chiamato un falso allarme, vedete, il ponte viene chiuso anche se è sicuro. Questo quadro qui è quello, il punto finale a cui si deve arrivare, vedete, è un aspetto di estrema sintesi, no? A cui il tecnico deve arrivare, no? E deve arrivarci, ovviamente considerando la prudenza, assolutamente necessaria, precauzione, e anche riuscendo a, diciamo, delimitare quelli che possono essere gli effetti, la risposta strutturale, perché per esempio quello che si faceva una volta, se dovevo progettarmi questo ponte qua, l'incertezza che avevo era relativamente a grado di vincolo di questi plinti qua. Quindi per esempio una valutazione faceva riferimento a incastri alla base e venivano ottenuti questi diagrammi dei momenti. Un'altra ipotesi alla base invece considerava il fatto che i plinti funzionassero come cerniere, e quindi avevo da considerare l'inviluppo tra queste due situazioni qua, mentre questa in cui uno dei vincoli, uno dei plinti scorre, diciamo normalmente non è accettata. Ecco, questo è un procedimento di cautela, di prudenza, legato per esempio a vedere come cambia la risposta strutturale, questo è un esempio banale sui vincoli, no? Questa telaia qui, che deve essere però tenuta presente nella rotazione, se tenere presente, se tenere aperto o chiudere un ponte. Dicevo, la mole di dati, ecco, in confronto alla crudezza del tengo aperto o chiudo il ponte, con i casi che abbiamo visto prima, che rappresenta la sintesi estrema di tutti i nostri lavori sulle strutture esistenti, ci sono al giorno d'oggi, per esempio, anche quasi degli slogan su algoritmi numerici, come per esempio l'intelligenza artificiale, che vedete sono scoperti oggi, anche se magari erano, per esempio, questo è un mio articolo di 10 anni fa, no? Sono invece algoritmi già presenti da tempo. Ecco, tutti questi algoritmi qua, e questa è una critica che penso di poter fare proprio perché ho scritto articoli, ho lavorato su questo tema qui, sono sicuramente importanti, servono a ottenere, anche riorganizzare in un certo senso tutta la mole di misure che si ottengono sulla struttura, ma non sono risolventi, nel senso che il punto finale, la crudezza del sì, no, aperto, chiuso, da qui non esce, è soltanto un supporto a quella decisione lì che si è presa in una maniera che non può essere automatizzata. Anche altri aspetti che sono sicuramente utili, ma però dopo diventano fuorvianti, perché diventano, frammentano troppo. Quello che uno vede su un ponte sono per esempio tutte le checklist che sicuramente vanno bene, no? Ma però si rischia di perdere di vista l'insieme della struttura, no? E anche un altro slogan che viene spesso e volentieri propugnato al giorno d'oggi è quello dei cosiddetti big data, no? Sì, possono servire a passare dai dati puri alle informazioni, alla conoscenza, eccetera, però ci sono degli aspetti, anche decisionali, eccetera, che non sono automatizzabili nel nostro mestiere, esattamente come per il medico, la decisione finale se operare o non operare, sta bene o sta male il paziente, sì, è basata su tutte le analisi, laboratorio e quant'altro, ma dopo la decisione è a un livello successivo. Ci sono anche qui delle rappresentazioni che sono sicuramente utili, con cui vedete, si filtra dai dati fino ad arrivare alla sintesi di quello che si ha in una certa situazione, o anche questa, no? Però sono schemi che sono importanti, però non vanno spinti oltre, non vanno tirati per i capelli, perché sennò si rischia di applicare cose che non sono efficaci a certi livelli di decisione. E uno degli aspetti anche significativi, parlando proprio di medicina, vedete qua, l'occhio clinico.
Questa è un'affermazione di Bergson che dice, vedete, l'occhio vede solo ciò che la mente è preparata a comprendere. Quindi, per esempio, anche l'ispezione di una struttura non può essere fatta così, a caso, deve essere basata su una cultura ben precisa, cultura tecnica ben precisa, e anche deve essere fatta da un tecnico che abbia appunto questa cultura, altrimenti non si vede niente. E questo è un aspetto che non può essere automatizzato, no? Particolari aspetti difficili da vedere sono tutti quelli che riguardano il sistema strutturale, appunto nel suo complesso. Per esempio, una cosa difficile è capire qual è il riverbero del degrado di una parte strutturale su tutto, eventualmente se ci sono dei cambiamenti di schema statico complessivo dell'opera, eventualmente se ci sono influenze sul cambio di modalità di collasso, per esempio se io passo una struttura da un collasso duttile a un collasso fragile, questo è un segnale pericoloso, no? Una possibilità pericolosa. Poi pensare anche a quello che può essere in un prossimo futuro per l'opera lo scenario di contingenza, cosa può succedere sull'opera prossimamente. Aspetti relativi alla compatibilità dei materiali, per esempio pensate a tutti gli aspetti legati a corrosione, correnti disperse e quant'altro, e poi aspetti relativi alla robustezza strutturale, quindi comportamento nel complesso dell'opera strutturale. Esempio, questo è un caso famoso, no? Nel 2003 più o meno è stato ispezionato questo ponte qua, vedete un particolare, ed era stata vista che c'era questa ingobbatura, questa instabilità di questo piatto qui, di questa lastra qua, che è un gusset plate di questo nodo qua. Era stato fotografato, documentato, ma non se n'era capito l'importanza, no? E infatti uno dei fattori che ha portato al collasso di quel ponte là era proprio questa instabilità qua. Quindi alle volte vedete, vedere, guardare una cosa non vuol dire vedere. Io posso guardare tanti aspetti, però non ne capisco, non ne comprendo l'importanza. Poi ci sono invece delle volte che uno non vuole vedere, no? E quindi questo è un aspetto chiaramente di ulteriore difficoltà, diciamo così. Vediamo adesso quello che è. Potrebbe essere la vision complessiva sul panorama infrastrutturale italiano, ovvero qual è il contesto più generale in cui possiamo pensare sia immersa la nostra opera d'arte. Ecco, il primo aspetto che va considerato è questo, no? Questo è un tema che abbiamo già visto, la progettazione vuol dire prevedere il futuro, no? Progettazione vuol dire decidere, prendere decisioni, però anche queste decisioni sono prese sulla previsione di quello che succederà. Ci si basa sul passato e si cerca di capire come cosa succederà nel futuro per la nostra opera d'arte. E questo è un aspetto che è delicato. Ci sono poi livelli di performance, di sicurezza e integrità che sono differenti e sono illustrati qua. Se considerate normalmente una domanda sulla vostra opera d'arte, potete pensare che ci sia una certa distribuzione di questa domanda. E con riferimento all'uso, voi fate riferimento a valori frequenti e medi. Con riferimento alla sicurezza fate riferimento a situazioni con valori massimi, ovvero rari. Se parlate di integrità strutturale, in senso stretto, parlate di situazioni che sono accidentali o eccezionali. Quindi dovete anche avere in testa questo orizzonte qua per la vostra struttura, in che fase voi siete di verifica, sia per la struttura, sia per la struttura inserita in una rete, quindi se considerate l'intero sistema infrastrutturale. Ci sono poi eventi estremi particolari, che sono i cosiddetti eventi cigno nero, che hanno caratteristiche di rarità, di conseguenze gravissime, e che magari dopo, retrospettivamente, una volta avvenuti, sono spiegabili. Però all'inizio possono minacciare pesantemente la vostra opera d'arte, il vostro sistema infrastrutturale. Queste situazioni qui si sviluppano lungo un certo orizzonte temporale per la vostra struttura. Questa qui è la qualità strutturale della vostra opera all'inizio in condizioni nominali, integrità strutturale o qualità strutturale in termini generali, e poi vedete che abbiamo l'aspetto relativo al decremento, diciamo continuo, delle qualità strutturali e effetti legati alla durabilità, e
e eventi discreti che possono minare istantaneamente la vostra struttura in termini di qualità e per superare i quali la vostra struttura deve essere robusta. Poi qui in fondo vedete l'ultimo tratto, la necessità di ritornare a una valutazione, a una qualità strutturale ragionevole, significativa, adeguata, termine che fa riferimento alla resilienza. Anche qui vedete in questo orizzonte qua, uno deve avere in testa dove si trova quando sviluppa l'assessment della generica opera d'arte esistente. Questo è il quadro che abbiamo visto prima. La struttura parte as designed, figlia di un certo contesto tecnico e scientifico, il cosiddetto design glean, dopo viene realizzata, in genere viene realizzata peggio di quello che veniva pensata, quando prosegue questa sua vita, no? E in funzione di dove siamo, noi abbiamo da valutare la struttura as designed, poi qui as built, in una generica configurazione as actual, e infine se eventualmente collasso o ha qualche danno, as failed. Quindi l'assessment strutturale fa riferimento implicitamente all'orizzonte temporale della struttura, tiene in considerazione quali erano le idee, le attitudini del progettista quando hanno progettato una certa epoca, 50 anni fa, 100 anni fa, la struttura e organizzano le verifiche in questa maniera qui. In questo quadro qui poi ci sono tutte le attività possibili che possiamo pensare di avere. Vedete, relativamente alle costruzioni ci sono le fasi preliminari che riguardano come magari sono sviluppate, cosa dicono le norme, gli standard e poi man mano quello che può succedere. Per esempio nella fase I designed l'aspetto importante è l'aspetto concettuale, di concezione e struttura. Poi invece magari nell'Axe Actual ci sono aspetti relativi alla structural identification, al health monitoring come abbiamo visto e così via. No? Per esempio la valutazione della capacità rimanente della vostra struttura, come per esempio riaggiornarla, eccetera. Questo structural augmentation è quello che abbiamo visto prima con l'esempio del ponte ferroviario piccolo. Può essere un caso in cui voi avete una struttura che non va bene, la dovete mantenere, magari farne manutenzione straordinaria, però non potete farla in maniera istantanea, magari differite la manutenzione fino a che trovate alcune soluzioni, per esempio tipicamente la canterizzazione o quant'altro. Ecco, in quel caso lì, per mantenere comunque una certa sicurezza, avete bisogno di aumentare la struttura, structural augmentation, e questo può essere fatto ad esempio impostando un sistema di monitoraggio che magari allarma o attenziona quando c'è un'evoluzione rapida e imprevista del danneggiamento strutturale. Nel caso della struttura come collassata, poi ci sono aspetti di back analysis e di forensic engineering per capire come mai si è arrivati a questo punto. Ecco, qui infatti in generale vedete se la progettazione è una fase di previsione con analisi forward, nel caso di un malfunzionamento si fa l'opposto, si spiega perché si è arrivati a questo punto qui con un'attività di investigazione. Come per esempio in questo articolo qua. E tutte queste attività qui servono a imparare, a capire e a imparare pensando di migliorare per la prossima volta. Permettetemi di segnalarvi questo libro qua, in cui sono riportate le mie idee sulla ingegneria forense strutturale, insieme a dei contributi di miei colleghi, che possono forse servirvi da riflessione. E poi, per esempio, anche una cosa da notare, anche questa, nel mondo anglosassone è tipico, in forma di trasparenza assoluta, mettere in linea, rendere disponibili tutti i report sui collassi di ponti, strutture e quant'altro, che sono delle ottime fonti di conoscenza e permettono anche a tutti noi strutturisti di imparare e riflettere su aspetti che hanno portato in passato purtroppo a delle crisi anche fatali. Ecco, proprio dallo studio, dall'esame, dalla riflessione sui collassi strutturali del passato si possono estrarre dei modelli generali di failure, come questo qui, quello di Reason, ben noto, in cui
si pensa che quello che è una minaccia per una struttura, in effetti si realizzi in una crisi strutturale, quindi in un danno, in un collasso, quando le debolezze presenti nelle varie fasi che hanno portato alla realizzazione dell'opera si allineano. E quindi, per esempio, nel caso di un'opera d'arte relativa a un ponte o un viadotto, vedete, i punti che devono essere considerati sono quelli che abbiamo già intravisto prima, qual è il clima con cui si è arrivato il progetto, la concezione strutturale e quant'altro. Ci sono poi anche degli errori, per esempio, di manutenzione che magari non si fanno, che non si fa, magari si fa male. Poi errori anche magari sul monitoraggio che non è stato in grado di interpretare correttamente quelle che sono anomalie, no? E in particolare quello che è interessante è che gli errori più profondi sono quelli legati a queste fasi qua. Perché in genere ci sono delle ipotesi, delle assunzioni che sono nascoste, implicite, non evidenziate, quindi sono quelle più difficili da smascherare come causa di un collasso oppure come potenziale minaccia per una struttura. Vi segnalo termini poi anche relativamente agli aspetti, diciamo, in generale di studi sui crolli, gli atti di queste conferenze qua. E in particolare, per esempio, nel 2006, per esempio, questo articolo sulla robustezza strutturale, che era pensato come keynote lecture per questo congresso qua, e la robustezza strutturale, come sapete, è uno dei temi che ritengo più importanti, perché sono quelli che permettono alla struttura comunque di incassare, riuscire a superare quelli che sono errori anche di concezione oppure eventi di tutti i tipi. Guardate anche, per esempio, potete trovare qualche spunto di riflessione anche su questi due articoli recenti, sempre sul giornale Strade Autostrade. Oppure, per gli amanti della versione inglese, anche su questo Journal of Structural Heat Monitoring. Relativamente alle attività sui ponti esistenti, io credo personalmente che fosse già stato scritto tutto. E fosse già stato scritto tutto nel 67, con l'emanazione di questa circolare qui sul controllo delle condizioni di stabilità delle opere d'arte stradali. Questo è un aspetto anche che fa riflettere nel nostro paese. Le circolari, quindi le indicazioni su cosa fare, sono state scritte. Che dopo non siano seguiti, un altro aspetto, ed è anche forse una cosa tipica del nostro paese. Leggete questa frase qua, recenti gravi avvenimenti, interessanti severità delle opere d'arte, nel 67, hanno evidenziato la necessità di organizzare in modo più efficiente il necessario controllo periodico delle condizioni statiche delle opere stesse, controlli intesi nel senso più completo. Vedete, questo controllo qui è quello che riguarda la sorveglianza assidua, agile, termine che oggi si usa tanto, sistematica del patrimonio di opere d'arte stradale ai fini essenziali alla pubblica incolumità. Vedete che uno degli aspetti quindi che viene subito messo in evidenza è quello che abbiamo già visto, ovvero la natura pubblica delle opere d'arte. E poi anche gli aspetti relativi al patrimonio, quindi al valore di queste opere qua. E questi sono aspetti relativi proprio a amministrazioni ed enti responsabili della gestione, proprietario o gestore delle reti stradali e autostradali. Pubblica incolumità sono reati che si riferiscono a condotte finalizzate a creare situazioni di pericolo nei confronti di una molteplicità di persone. Il numero quindi di persone non è specificato, ma può essere notevole, no? Ed è un aspetto che la società cerca di premurarsi perché effettivamente possono essere minacce notevoli. Ci sono infatti i delitti di disastro colposo, inteso come incidente di non comune gravità, un evento catastrofico che potrebbe danneggiare seriamente luoghi e persone. E in particolare agli imputati viene contestata una cattiva gestione della situazione che poi ha portato all'accadimento del disastro. Ci sono anche altri aspetti che sono relativi, per esempio, al crollo di costruzioni,
E poi c'è anche un aspetto relativo al danno erariale, nel senso che se non viene manutenuta, ovvero non viene controllata, gestita accuratamente, accortamente un'opera d'arte, si può avere un decremento patrimoniale diretto e quindi l'aver omesso di eseguire certe operazioni può portare a delle perdite patrimoniali per la società. La circolare, questa qui del 67, mette in evidenza sicuramente l'aspetto tecnico, considerando che la vigilanza sullo stato di consistenza e sulla statica delle opere d'arte e manufatti stradali deve essere permanente, ma evidenzia anche quelli che sono i riflessi giuridici di questa vigilanza. E qui viene messo in evidenza proprio ancora l'aspetto pubblico delle strade. E quindi conseguentemente quelle che sono le responsabilità anche organizzative, no? Come leggete qua? Con responsabilità dirette dei funzionari e dei dipendenti e responsabilità anche a livello amministrativo. Degli stessi enti e società. La vigilanza viene indicata come avere una periodicità per un controllo tecnico approfondito dell'ordine di un anno, mentre ispezioni minori dovranno essere programmate con frequenza almeno trimestrale. Viene poi messo in evidenza anche il controllo quotidiano da parte di personale addetto alla manutenzione che quotidianamente controlla la singola opera d'arte. Vedete quindi anche che i tempi sono previsti ben ordinatamente, ben chiaramente. Controllo tecnico approfondito uno all'anno, ispezioni minori ogni trimestre, più controllo quotidiano, il personale che magari col furgoncino o a piedi percorre l'opera d'arte. In questa maniera qui si potranno scoprire in tempo segni premonitori e si permetterà quindi di scongiurare eventi drammatici o vere e proprie catastrofi. C'è da riflettere su queste parole qua. E in generale, per esempio, come abbiamo visto alla fine della lezione sulla robustezza strutturale, la parte di quella che avevo chiamato esoterica, vedete. L'ente che gestisce, la società che gestisce un'opera d'arte dovrebbe avere queste caratteristiche qua, riuscire a cogliere i piccoli segni premonitori, evitare sovrasemplificazioni, restare sensibile, attenta a quello che viene sviluppato giorno per giorno, a quello che succede sull'opera, avere la capacità eventualmente di, scoperta una cosa negativa, di delimitare il danno conseguente e ripristinare la funzionalità dell'opera e poi prestare ascolto alle esperienze e anche riuscire a guadagnare conoscenza dall'esperienza di quello che è successo. Sono i principi di Wyke che abbiamo visto nella lezione scorsa. Con l'attenzione, la cura, l'attenzione a quello che si sta facendo, no? A volte si dice anche due diligence. Come vedete abbiamo un sacco di termini in inglese che sono degli slogan paurosi, no? E dopo dicono sempre la stessa cosa, prestare attenzione a quello che sta facendo, essere consapevoli di quello che succede, no? E quello che abbiamo detto a proposito dell'anamnesi è qui riportato in termini di documentazione. Deve essere per ogni opera d'arte un fascicolo intitolato così, in cui sono scritto tutto quello che è successo per quell'opera lì. Queste circolari qui del 67 sono quattro paginette di testo, in cui secondo me c'è effettivamente tutto. Le nuove linee guida sono 90 pagine, scritte però con un carattere così piccolo
probabilmente in un carattere usuale, normale, sono 200 pagine più o meno. Ecco, questo è un aspetto che fa pensare, no? Noi spesso e volentieri in Italia aggiungiamo sempre delle stratificazioni normative per cercare di risolvere i problemi che sono già ben stati delineati in precedenza da normative e circolari che però non sono inapplicate, non sono mai state applicate. E allora abbiamo il sentimento, l'idea di aggiungere altre normative. E questo secondo me è un modo di fare che non è efficace, crea solo ulteriore entropia. Entropia legata a un eccesso di norme tecniche, come diceva Pozzati in questa frase qui, in cui vedete alla fine è difficile discernere ciò che veramente conta. E poi anche le responsabilità sembrano più sfumate, non si capisce, non è chiaro di chi sia la responsabilità. E queste frasi qui sono sicuramente indicative e anche foriere di cose che non andranno bene. Forse una delle cose più, una delle fallacie della normativa più significativa è stata quella relativa alla scuola Iovine, no? Che come vedete è l'unico edificio che è collassato in occasione del sisma. Ed è stata introdotta tutta l'ordinanza che tra l'altro abbiamo visto non è stata neanche applicata dopo la fine, no? E sulla pagina del codice del governo del territorio della regione Emilia-Romagna sono presenti le sentenze relative a quel crollo lì, in cui viene spiegato effettivamente qual è stata la causa, viene determinato qual è stata la causa di quel crollo lì, che non è stato il sisma, ma è stato un errore umano, no? E quindi vedete come anche le norme alle volte non riescono a essere focalizzate su quello che effettivamente bisogna contrastare, no? Quindi sono strabiche verso altri interessi e altre cose che non c'entrano effettivamente con quello che è accaduto e chiaramente non migliorano la situazione. Anche perché poi con questo diagramma qui che abbiamo già visto, vedete, la parte sempre più predominante al giorno d'oggi su tutte le percentuali di failure sono gli errori umani. Ecco, le considerazioni che abbiamo fatto adesso sull'importanza dell'errore umano ci permettono di discutere la differenza tra sicurezza formale e sicurezza sostanziale. Voi prendete le prime pagine, per esempio qua, degli eurocodici, trovate presenti quelli che sono i reliability index beta per differenti anni. Ecco, viene subito messo in evidenza che però questi reliability index non fanno riferimento all'effettiva probabilità di collasso strutturale, perché non tengono conto del comportamento umano. Quindi sono degli indici che rappresentano quindi anche delle probabilità di failure che sono formali. E in particolare tutti gli aspetti di sicurezza, no? I coefficienti parziali che vengono introdotti, eccetera, sono figli di queste assunzioni generali, per esempio questo è l'Eurocodice 90, in cui vedete praticamente quello che è la realtà viene anestetizzata e resa molto asettica. Per esempio, la scelta del sistema strutturale, il progetto della struttura è fatta da tecnici qualificati e esperti, e così via. La struttura è mantenuta in maniera adeguata. La struttura viene usata in base alle assunzioni di progetto. Adeguata supervisione e controllo durante la costruzione, no? Tutte cose che dopo, se voi avete conoscenza nel mondo reale, lascia perplesso. La stessa cosa anche per le ISO. Vedete? Questo non vuole essere assolutamente una critica, buttiamo via tutto quello che è sicurezza formale. Ma vuole essere un avvertimento di prendere questi aspetti di sicurezza formale con una certa cautela. Queste sono, per esempio, in un report attuale, quelle che sono le cause, essenzialmente per i paesi del nord Europa, di collasso, no? In cui vedete, per esempio,
il sisma tutto sommato ha un andamento basso, altri aspetti sono magari anche significativi, come per esempio uno dei temi adesso attuali è quello del sovraccarico, del traffico sul ponte, che vedete ha un'influenza non da poco sulle cause di collasso. E per esempio ci sono anche degli aspetti che devono essere considerati. Questi sono i limiti legali, 40-44 tonnellate, sui veicoli transitanti in Europa. Queste sono delle statistiche fatte su autostrade tedesche, su un paio di autostrade tedesche e una francese, e vedete che c'è una certa quota parte di veicoli che supera ragionevolmente il limite legale di transito di 44 tonnellate. E questo anche per esempio è quello che è il trend di transito, in questo caso qua di veicoli con certo peso. E vedete che aumenta sempre di più il numero di transiti pesanti, no? Quindi per esempio anche credo che sia necessaria, dovuta un'attenzione a questo incremento di carico, di traffico in termini di pesi sulle strutture esistenti, perché si va verso un progressivo aumento dei carichi transitanti. Poi uno degli aspetti anche va considerato, all'opposto, anche questa. Bisogna anche leggere con attenzione quelli che sono i presupposti dei coefficienti parziali nelle normative, perché per esempio sui carichi di traffico, qui ci sono delle statistiche relative ai periodi di ritorno di 20 settimane, 20 anni e quello che sarebbe previsto per 2000 anni. Vedete quindi che, per esempio, il peso più grosso è nelle 20 settimane previsto è 690 kN, 69 tonnellate, dopo 20 anni 736 kN e quello che è atteso in un periodo di ritorno di 2000 anni è estrapolato a 782 kN. Quindi per esempio quello che si nota da queste statistiche qua, il periodo di ritorno del carico da traffico non è così influente sul valore del carico stesso, perché da 690 dopo 20 settimane passo a 736 pensando a un periodo di ritorno di 20 anni e passo a 782 dopo 2000 anni. Quindi sono sempre più o meno intorno a 700, 780, 750 kN, no? Quindi anche la valutazione, magari cambiare i coefficienti parziali di sicurezza, devono tenere conto di queste statistiche qua, che non sono quelle per esempio del vento in cui, o del sisma, in cui chiaramente al periodo di ritorno è associata una notevole variabilità. Un altro aspetto che spesso volentieri viene introdotto in termini formali, che però deve essere preso con attenzione, è questo. Si dice che i ponti esistenti hanno superato la fase di crisi infantili, di rotture infantili, no? E quindi sono qua in mezzo e quindi hanno magari possono avere dei coefficienti di sicurezza più bassi. Questo è ragionevole, però è ragionevole solo per prodotti che sono di tipo industriale, quindi prodotti tipo in ordine di 100.000, 1 milione di copie e così via. Cosa che per i nostri ponti non è così, perché i nostri ponti spesso e volentieri hanno delle peculiarità. Anche se sono prefabbricati, magari hanno delle peculiarità perché sono inseriti in contesti ambientali differenti. Poi, come abbiamo visto prima, i nostri ponti non solo non sono bambini, ma non sono neanche in età matura, ce ne sono tanti che sono in età senile. E quindi qui la probabilità di failure aumenta, quindi i coefficienti di sicurezza dovrebbero essere anzi più grandi, perché si è in una fase in cui le strutture sono vecchie e possono morire. Nella valutazione della sicurezza, poi uno degli aspetti che deve essere assolutamente posto in attenzione è l'avverbio analiticamente, no? Perché la valutazione, l'assessment strutturale deve essere valutato con assoluto rigore scientifico sulla base di solidi ragionamenti e logiche considerazioni. Questi aspetti qui anche esulano, travalicano, superano quelle che sono semplici valutazioni statistiche. Vi volevo anche segnalare alcuni articoli che nel passato, per esempio, dopo
mi hanno permesso di arrivare a questo modo di vedere la sicurezza dei ponti esistenti. Per esempio, una ventina d'anni fa io avevo sviluppavo le analisi probabilistiche anche su opere di un certo impegno, come questo ponte strategico che vi ho detto in fase di costruzione. Oppure questo è l'altro ponte che abbiamo visto con questi effetti viscosi nella parte di robustezza strutturale. Ecco, tutti questi aspetti, diciamo, probabilistici, queste analisi anche, diciamo, tipo sofisticate, per esempio sugli effetti della corrosione, eccetera, sono sicuramente aspetti importanti. Però dopo, negli anni, se mi permettete questo aspetto personale, vedete, seguendo diversi collassi mi sono reso conto che dopo sì, tutte quelle cose lì, gli aspetti relativi alla sicurezza formale sono significativi, sono importanti, no? Però dopo ci sono altri aspetti, che sono tipicamente proprio quelli la sicurezza sostanziale della struttura, no? Che sono legati a questi. Queste sono dopo le cose che si mangiano gran parte dei coefficienti di sicurezza. Questi Pugsley, no? Guardate qui, per esempio, questo è una cosa, sono delle osservazioni che fatte nel 73 sono assolutamente attuali adesso. La pressione finanziaria industriale per dire le cose vanno in certa maniera piuttosto che un'altra, no? E quindi l'aspetto di sicurezza sostanziale che fa riferimento anche a quello che è il comportamento umano, gli errori come abbiamo visto, quindi errori in fase di esecuzione, di scelta di decisione oppure errori in fase di valutazione e conoscenza in senso più ampio, no? Per non parlare di aspetti relativi alle violazioni che sono per certi versi un tema di assoluta attualità al giorno d'oggi qui in Italia. Volevo anche ricordarvi, per esempio, i vari testi che parlano di collassi strutturali di ponti, come questo di Scher, in cui dopo sono anche riportate tutto quello che si deve fare per cercare di evitare collasso strutturale. Questi sono distillati di esperienza, regole che possono aiutare a evitare crisi strutturali. E come vedete dalla forma narrativa, sono tutti aspetti che dopo sarebbero difficilmente in termini probabilistici, in termini di coefficienti parziali di sicurezza, però queste sono le cose che funzionano, che rendono un ponte sicuro, che evitano dei disastri. Una delle cose più importanti nella valutazione nell'assessment strutturale di un ponte, oppure nel capire se c'è qualcosa che non va, è quello di avere in testa una chiara comprensione del comportamento strutturale complessivo, quindi di come è organizzato il sistema strutturale. E il sistema strutturale, per esempio, se voi ci pensate, può essere descritto in questi livelli qui. Chiaramente a livello microscopico avete tutti i dettagli delle vostre sezioni, spessori e quant'altro. A un livello intermedio avete come è conformato il generico elemento strutturale, quindi come è fatto l'asse, se l'elemento è incurvato, sagomato o quant'altro. Poi a livello più complessivo avete da comprendere o da descrivere come le differenti parti strutturali sono connesse tra di loro. In questa maniera qui voi potete capire qual è il percorso dei carichi dal punto di applicazione alle fondazioni. Questi tre livelli qua. Si riflettono su come anche potete pensare ad ottimizzare la struttura. Con un sizing avete il dimensionamento della generica sezione, con un'ottimizzazione di forma voi potete sagomare il ponte come volete. Con un'ottimizzazione topologica, vedete, voi potete pensare a come il carico fluisce, perché a seconda di come connettete, per esempio, l'impalcato all'arco sotto, avete un modo di trasferire i carichi del traffico in questo modo qui, oppure in maniera più concentrata in questo modo, o in maniera più diffusa con queste cortine di sostegni. E questi sono gli aspetti quindi che possiamo riassumere per la descrizione della struttura. E
E quindi qui, per esempio, anche uno capisce quello che è l'importanza o meno di una crisi strutturale, perché un conto è la crisi strutturale di un elemento qua, o uno dei tanti qua, no? O come viene sopportato il carico e quant'altro. Questo serve anche fondamentalmente anche a giudicare come sta la nostra struttura, dove magari uno si è fatto un taglio, se si è tagliato sul mignolo, sul pollice, oppure se si è tagliato un'aorta. E dopo deve esserci una chiara visione del comportamento strutturale, questo è quello che abbiamo visto sul ponte di Messina, che subito cosa è più delicato e cosa è meno delicato, cosa eventualmente si può riparare, sostituire, come per esempio i fusibili legati al controllo del deck alle estremità dell'impalcato o sotto le gambe, e cosa non si può assolutamente mai perdere. Questa è una mappa visiva immediata, no? Che fa capire anche a chi guarda la struttura anche in termini proprio immediati, anche se non è esperto, cosa è importante, cosa è più importante e cosa è meno importante. Per esempio, se questo è un semplice ponte ferroviario anche di luce ridotta, no? Ponte ferroviario che passa sopra il binario, qui c'è un sottopassaggio, se lo guardiamo, questa è la sezione, uno dovrebbe capire subito qual è la parte importante. Cosa è delicato e cosa non è delicato. Qui ci sono i binari. Queste sono le travi in legno sotto rotaia. Qui sono dei diaframmi, i carastrelli sotto. E poi qua ci sono le quattro travi principali. Quindi il peso del treno è sostenuto indirettamente dalle travi principali, perché passa prima su queste piastre qui, su questi carastrelli qui, e dopo viene trasferito ai lati sulle due travi principali. Questo è un aspetto delicato, perché vedete il punto delicato è questo, è quasi nascosto all'interno delle due travi principali. Quelli sono elementi secondari che magari non sono attenzionati a chi osserva la struttura, perché magari sono questi elementi qua sotto, se uno va sotto il ponte, no? Sono questi elementi qua quasi nascosti, magari uno si fissa sulle travi principali, non si rende conto di questo. Magari il collasso di questo elemento secondario si propaga sugli altri elementi secondari adiacenti e dopo coinvolge solo secondariamente, in un secondo tempo, l'intera trave. Però lì ormai il danno è avvenuto. Quindi questa è una comprensione della gerarchia strutturale di come il carico dal binario, dalla rotaia, viene passato sulla trave principale. Capire come è fatta la struttura, come è organizzata la struttura, è essenziale, vuol dire sapere quello che è importante e quello che non è importante. Per esempio, pensate a questo ponte ad arco qua, anche di un certo pregio, 150 metri, e si vede subito che è composto dall'impalcato, l'arcone e poi tutti questi setti qua. Ecco, in una fase di analisi, per esempio, se uno dovesse pensare di valutare la capacità portante di questo ponte, bisogna capire cosa va, cosa non va, se c'è una mancanza complessiva per cui il ponte non si può più utilizzare, oppure si può ripristinare, perché comunque ci sono delle cose che si possono fare. E per esempio, nell'assessment di una struttura esistente, una delle cose che si fanno è proprio la ricostruzione della struttura con la sua geometria. E per esempio, se queste sono le sezioni dell'arcone, questo all'imposta, questa inchiave, chiaramente più piccola, vedete, si tratta di riuscire anche a cogliere anche le minime risorse statiche legate, per esempio, a questi ringrossi qua, e poi discretizzare la struttura mettendo in evidenza quelle che sono le armature e quant'altro. Però, per esempio, anche in termini di armature, uno fa riferimento anche a tutto quello che c'è nella struttura. Per esempio, si ricorda che questo ponte qua ad arco era stato impostato su delle centine metalliche, dei tubolari, no? Tubolari che dopo sono stati inseriti all'interno delle sezioni in cemento armato e quindi sono comunque acciaio, le caratteristiche magari differenti rispetto alle barre, però sono comunque acciaio. E questo permette comunque di considerare anche queste capacità di resistenza nella valutazione, nell'assessment della struttura. Questa qui, per esempio, è la generica deformata chiaramente amplificata, al crescere di un carico chiaramente non simmetrico, che è la condizione peggiore per un arco, e vedete come è segnato in chiaro,
quello che è la parzializzazione dei vari elementi, no? Questa è la parzializzazione sull'impalcato, che è essenzialmente una trave continua su P appoggi. Tutte queste colonne qui sono tutte compresse. Nell'arcone, vedete, si sviluppano una, due, tre, quattro cerniere. L'arco è doppiamente incastrato, quindi tre volte iperstatico. Quindi in questa configurazione qua, con la presenza di queste quattro cerniere, no? Qui la parte tesa da questa parte, questa è sotto l'arco, questa è sopra, questa è sotto, si ha la tendenza alla formazione del meccanismo che porta al collasso della struttura. E in questo modo qui, tracciando anche i domini di esistenza di tutte le varie sezioni, si riesce a capire cosa entra in crisi, qual è l'elemento significativo, dove eventualmente intervenire, per esempio se intervenire su elementi, sull'arcone, sull'impalcato, sulle varie colonne. Faccio notare che in questo caso qui, per esempio, se voi siete attenti, in questo dominio di resistenza qui, che è il dominio di resistenza della colonna 5, in effetti è un diaframma 5, voi notate che al crescere del carico tutti i punti rappresentativi delle sollecitazioni si muovono in maniera lungo un percorso curvo, che è indice di una certa presenza di fenomeni di instabilità, effetti geometrici su questo elemento che è uno dei più snelli. In altri casi, per esempio, questo non appare perché il comportamento è più tendenzialmente più meno suscettibile di effetti geometrici. Vedete qua questo. C'è questo andamento qua. No. Nel caso, per esempio, dell'impalcato, vedete nel dominio di resistenza ci si muove solo sull'asse orizzontale, che è l'asse dei momenti, quanto l'azione assiale pressoché nulla. Vedete quindi come la comprensione del comportamento strutturale permette anche di spiegare degli aspetti che sono essenziali, dei controlli che sono essenziali, perché per esempio abbiamo riconosciuto subito gli effetti geometrici nella colonna più, nel setto più snello, e il fatto che per esempio sull'impalcato non ci fosse azione assiale essenzialmente. No? Questa è un'altra situazione anche delicata che abbiamo già visto, in cui vedete per esempio qui la comprensione del comportamento strutturale permette di capire questo. Corrente inferiore qua è teso perché su questa trave su quattro appoggi c'è solo un punto fisso che è questo in orizzontale. Se però uno dei roller, uno dei carrelli si ingrippa, come è successo, vedete che anche questo punto qua diventa fisso. In questo caso qui questo corrente inferiore che prima era teso, adesso diventa un elemento compresso e quindi si può stabilizzare. Questa è una di quelle cose di cambiamenti sistemici che avevo detto prima. Qual è l'influenza della corrosione, dell'ingrippamento di quel carrello? È un cambio di schema statico, quindi è una cosa pericolosa perché ha un danno locale, se è ingrippato un carrello, ha un riverbero su tutta la struttura, con conseguenze, come vedete qua, devastanti. Altri aspetti sulla manutenzione sono quelli relativi anche agli elementi secondari, come queste barriere stradali. No? Adesso le barriere stradali sono argomenti tragici al giorno d'oggi dopo quello che è successo. No? E, per esempio vi segnalo per alcune riflessioni questo articolo qua, che potete trovare liberamente su internet, sui vari giornali elettronici. Stessa cosa per elementi secondari come i giunti, la cui durabilità per esempio provoca anche delle disarticolazioni come queste, che sono pericolose assolutamente per il stradale. Vorrei arrivare alle conclusioni. Nel 67, a gennaio, è crollato il ponte storico di Ariccia. E questo è stato il ponte che ha fatto riflettere, perché già da 2 anni erano state segnalate fessure nel viadotto. Nessuno in Italia controlla i ponti. Questo è un déjà vu, no? 30 gennaio 67.
sembra di leggere un giornale di giorni di qualche mese fa, no? A seguito di questo crollo qui sono state appunto emanata appunto la circolare, quella che abbiamo visto prima, quando ho detto che era già stato scritto tutto. Come vedete, questa è una cosa che fa anche riflettere, no? Al giorno d'oggi abbiamo di nuovo le stesse cose, ancora nessuno controlla i ponti, eccetera, come dice la Gabanelli, e sembra che siamo tornati di nuovo allo stesso punto di partenza. E se volete, questa è una conclusione pessimistica su questi aspetti di controllo, valutazione e assessment dei ponti. In Italia tutto cambia perché nulla cambia. Magari ancora tra altri 50 anni ci saranno altre linee guida perché nessuno controlla i ponti. Una conclusione ottimista con cui volevo lasciarvi, per non lasciarvi proprio con la mano in bocca dopo tutte queste considerazioni, è questa. Sorveglianza, vigilanza, ispezione, manutenzione, ordinanza e ordinanza di infrastrutture per noi sarebbero un'occasione significativa in termini di lavoro, economia e strategicità. Però bisognerebbe evitare l'inutile burocrazia formale, quindi cercare di evitare la stratificazione di norme, linee guida e quant'altro, perché altrimenti si rischia di distrarre risorse, offuscare gli obiettivi e appesantire le responsabilità. Poi forse, per la mia esperienza, io più che grandi società ed enti, eccetera, riterrei che forse piccole aziende, piccoli studi, magari su base locale, regionale, supportati eventualmente da associazioni di settore, operassero su queste infrastrutture. Perché le cose troppo grosse, per la mia esperienza, in genere si rivelano delle scatole vuote, capaci solo di smistare lavori creando catene di subappalti che dopo non sono efficaci. Vi lascio alcune indicazioni nei miei interventi, altri aspetti, questa è la mia pagina istituzionale all'università dove potete trovare altre informazioni. Qui è il canale delle mie lezioni, questo è il mio profilo su LinkedIn, che è un social professionale su cui potete magari restare in contatto con me. Vi ringrazio per l'attenzione per queste tre lezioni.